15 giugno. Quanto sono numerose le tue opere, Signore! Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze. Salmo 104, 24. Potenza, sapienza, amore. Il Creatore ha riempito il cielo e la terra con le meraviglie della sua potenza e della sua infallibile sapienza. Molte di esse restano impenetrabili. Tuttavia, ciò che ci rallegra oggi possiamo perderlo domani. In questo universo in cui tutto muore, esiste una cosa che sussisterà: l'anima dell'uomo. Caro amico lettore, se sei spaventato all'idea di un giudizio divino, sappi che c'è una speranza. Dio è amore. Egli ha mandato il suo figliolo per salvare i peccatori. Sei salvato? Ecco la grande domanda. Se la tua risposta è affermativa, sei beato perché hai la vita eterna. La tua parte sarà nella felicità del cielo con Gesù. Se la tua risposta è negativa, oggi è ancora il tempo favorevole per volgerti verso Dio. Volgetevi a me e siate salvati. Questo è l'invito del Signore. Isaia 45, 22. Forse troverai la domanda indiscreta. Magari penserai che non hai una risposta da dare. A noi, evidentemente, non la devi dare. Ma a Dio certamente sì. Fai attenzione. Chi rifiuta il suo amore oggi conoscerà il suo giudizio domani.